Arriviamo all'undicesimo episodio che si chiama Patto con Diavolo e diciamo che l'episodio è più o meno una copia, se vogliamo, anche voluta e cercata, secondo me, dell'episodio precedente. 42. Stavolta siamo su Ryloth, il pianeta dei Twi'lek, e vediamo una sorta di comizio, come abbiamo visto in apertura dell'episodio precedente, solo che questa volta vediamo ci sono diverse cariche Twi'lek, tra cui sempre leggo i mi raccomando, se mi vedete girare la testa perché sto leggendo gli appunti, non me ne vergogno, ma questo poi è anche una puntata un po' complessa. Allora, vediamo, eccolo qua, vediamo Orn Fritta, è un personaggio che abbiamo visto spessissimo, è un personaggio di secondo piano, se vogliamo, se vi ricordate il Twi'lek Ruthian. I Twi'lek Ruthian sono quelli blu, diciamo, con la pelle blu, con quattro cornone, è quello corpulento, sovrappeso, che è sempre insieme a Palpatine. È un personaggio viscido, rappresenta un po' il viscidume della politica, è un corrotto, è un ruffiano e via dicendo, per cui è anche poco amato dal popolo. In questa conferenza vediamo Orn affacciarsi a questa terrazza per dire che l'impero aiuterà Ryloth e bla e bla e bla, ma il pubblico, la gente non sembra interessato e vuole Cham Syndulla, che è il padre di Hera. L'abbiamo già visto più volte, anche il padre di Hera in Rebels, logicamente, e anche in The Clone Wars. Una volta che parla Cham, scopriamo in realtà che lui, per il bene del popolo, ha deciso di essere d'accordo e di accettare l'impero nel proprio pianeta, di non preoccuparsi che prima o poi le cose andranno meglio. Sappiamo benissimo che non è così, ma insomma Cham è stanco di tutta la guerra dei cloni, per cui cerca solo il benestare e il benessere del suo popolo. Tutti sono contenti, ma non tutti. Qualcuno, insomma, si vede che si defila perché non è convinto, e lo sappiamo benissimo che non sbaglierà. Questa puntata è abbastanza strana perché la Bad Batch ha un ruolo piccolissimo, non si vede quasi, anzi avrà un ruolo importante perché Sid manderà appunto a inviare delle armi, e questo è l'ultimo lavoro che dovevano fare, vi ricordate? Se non ricordo male, adesso l'ho detto vi ricordate, ma non sono sicuro di quello che dico, comunque era l'ultimo lavoro per terminare il loro accordo. E la Bad Batch consegna delle armi in segreto a una cellula che poi probabilmente diventerà una delle piccole micce di quello che noi conosceremo come la ribellione. A capo di questa cellula scopriamo esserci, anche questo un nome, io ho questi nomi, Gobi Glee, altro Twi'lek Ruthian Blue, ma questo poi ve ne parlerò dopo. Durante questo episodio, ripeto, estremamente politico, scopriamo che Rampart, che è un po' il personaggio principale per quello che riguarda l'impero di The Bad Batch, parla con Eleni Syndulla, e vediamo per la prima volta la madre, vediamo per la prima volta un personaggio vivo muoversi, perché l'abbiamo già visto, ma l'abbiamo sentito menzionare, abbiamo visto la sua immagine un po' mosaicata nella serie Rebels, ma non l'abbiamo mai vista Vera parlare. Invece qui scopriamo che c'è ed assomiglia molto ad Hera, è verde e via dicendo, la ricorda tantissimo nei lineamenti. Rampart gli dice che gli dispiace di non aver visto la figlia a questo comizio, perché capiamo già che Hera è tendenzialmente ribelle, e più con lo zio Gobi, diciamo, insomma, è più attratta da questo dalla giustizia, ecco, mentre i genitori vogliono il meglio per il popolo, sapendo perfettamente che purtroppo non sarà così, ma insomma loro sono veramente stanchi, lo si percepisce. In realtà più che loro è proprio Cham, più che la moglie è comunque la madre di Hera, e lo si percepisce in continuazione. Poco dopo vediamo, assistiamo a un ritorno graditissimo, cioè quello di una giovane Hera con il droide Chopper, vi ricordate? Due protagonisti della serie Rebels, in maniera completamente, tra virgolette, oddio, per quello che riguarda Chopper un po' meno, ma per Hera ce l'aspettavamo. E lei è molto giovane e già, insomma, sta lavorando per lo zio Gobi, cercando di capire cosa sta succedendo in questa raffineria. Tra l'altro è molto importante capire che tutto questo mistero su quello che sta facendo l'impero in questi vari pianeti, no, raffinerie, in tutte queste zone industriali, è perché stanno costruendo la Morte Nera.
il cantiere della Morte Nera, per cui cercano pianeti vicini a dove c'è il cantiere, molto probabilmente, per andare a prelevare le materie prime, appunto, per costruire questa stazione da battaglia. In pratica, Hera poi va insieme a Gobi su una luna vicina tracciata da Crosshair, super cecchino, per andare a ritirare da The Bad Batch le armi, perché loro, tutto Ryloth consegna le armi all'impero, mentre Gobi non ci sta e decide di andare a comprare le armi al mercato nero. In questo caso il mercato nero è Sid, cioè, ovvero la Bad Batch. Hera lega subito con Omega, scherzano, ridono, gli mostra la nave e via dicendo, ma poi dopo si separano. La Bad Batch qui è veramente irrisoria, in realtà non ha, oltre ad avere questo ruolo importante, però non fa parte della puntata. Una puntata un po' anomala, molto interessante, molto anche drammatica. Si percepisce un po' ancora di più la pressione e la pesantezza dell'impero. In pratica, dopo un po', cosa succede? Vengono tracciate, per cui Hera viene arrestata, e scoprono, i genitori scoprono che, oltre ad essere arrestata, viene già giudicata, per cui hanno già fatto tutto, classico stile imperiale, per cui Cham e Eleni si rendono conto che è stato un errore, per cui si lanciano al salvataggio. In questa scena molto figa, molto interessante, super action, ambientata in questi canaloni di Ryloth, vediamo un po' diversi veicoli che è un po' che non vedevamo. Vediamo un Juggernaut, come abbiamo visto in The Mandalorian, in The Clone Wars, in Episode 3, insomma, questi veicoli di varie dimensioni, giganteschi a ruote, i predecessori degli AT-AT, se vogliamo, la linea è sempre quella. Vediamo delle cannoniere, le chiamavamo cannoniere repubblicane, le ALAAT-I, quelle bellissime, di cui vedremo un set Lego molto gigante tra poco, e vediamo i Bark Speeder, che sono bellissimi. Non so se vi ricordate, non ricordo bene la Jedi che muore, ma ricordo il Commander Neo che uccide la Jedi, che si chiama, Adi mi sembra che si chiami, Commander Neo, che gli spara dopo aver ricevuto l'ordine 66, sempre in episodio 3, per cui vediamo questo purpurì di veicoli fantastico, una scena meravigliosa di combattimento, di tradimenti e via dicendo, vediamo bene l'impero quanto è bastardo quando è sinistro e quando sono spietati, lo vediamo ancora una volta in queste scene. Leggo un attimo gli appunti. In tutto questo, logicamente, i Twi'lek fanno da supporto. In realtà non è solo Hera e Cham Syndulla che si lanciano al salvataggio, ma organizzano una squadra, e gli altri sono a cavallo dei Blurg, per cui ritroviamo anche i Blurg. Questo mischiarsi, questo aver voglia di rendere protagonista di questa The Bad Batch Hera, Chopper e la famiglia Syndulla mi ha fatto molto piacere, perché aiuta a collegare ulteriormente il tutto, a tenere tutto bello saldo in questo canone che con gli ultimi prodotti effettivamente si sta amalgamando molto di più, si sta bello che collegando. Ma perché? Perché un po' la trilogia è un po' l'idea della trilogia, non sto parlando della trilogia sequel come non parlo della trilogia prequel, però le trilogie cinematografiche sono molto, tra virgolette, egoiste, cioè vivono su se stesse, non hanno bisogno di pescare in modo evidente dal resto dei prodotti, no? Per cui sono gli altri prodotti che si legheranno alla trilogia, ma non il contrario. Perché? Perché quando producono film per il cinema si rendono perfettamente conto che molti di quelli che andranno al cinema conoscono il prodotto solo cinematografico, per cui deve stare in piedi da solo. Poi ci mettono qualche chicca, qualche indicazione, qualche easter egg, qualche cameo che chi segue anche tutto il resto del canone coglie e si gasa. In questo caso, con gli ultimi prodotti, in realtà sì, è vera questa cosa, ma per chi conosce tutto il resto è veramente molto potente, molto aggregante come cosa. E la percezione che questa qui è una mia percezione, che non sono mai stato legatissimo all'Expanded Universe, o è un termine sbagliato, non sono mai stato legatissimo a tutti i prodotti che non fossero live action, nonostante li abbia seguiti, perché però non mi sono rimasti belli chiari come tutto il resto, no? Li vedo, mi piacciono, mi entusiasmano. Bad Batch fa un po' eccezione di tutto questo, però comunque sia, non,
li sento sempre un po' distaccati da quello che è la trilogia o anche a The Mandalorian, la serie live action. In questo caso qui mi rendo conto che The Bad Batch sta compiendo questo lavoro importante di cementificare un po' tutto quello che era extra live action. Lo sta facendo molto bene con The Clone Wars, con Rebels, con The Bad Batch, cioè sta rendendo questi tre macro prodotti un prodotto solo, suddiviso in tre prodotti, scusate la ripetizione. Però credo che sia un ottimo lavoro e che sia necessario anche per il futuro di Dave Filoni, perché tutta questa è roba di Dave Filoni, è roba sua, è la sua ciccia. E se è vero che in futuro vedremo un Filoni a capo di Lucasfilm, vediamo una delle tante voci qui, non so se credere o meno, però molti se lo augurano, potrebbe aver senso questa sorta di... come posso dire, distribuzione di personaggi, di storie, di caratteri, di racconti e via dicendo, che si mischiano rendendo Star Wars un solo grande e unico franchise, come lo è già, ma magari per più persone. Detto questo, ve lo do nel saluto, speriamo di rivederci, ci rivediamo la settimana prossima, tornerò a fare una puntata, devo fare il prima possibile perché vedete che è un po' la memoria vacilla e se faccio passare un giorno un pochino di cose me le dimentico. Mi raccomando, condividete, mettete like, fate quello che volete, le solite robe social, ma mi raccomando, sempre e comunque che la forza sia con voi.